Non ci si può permettere di perdere tempo, nei prossimi 5 anni servono sindaci che siano rapidi, competenti, onesti sì ma competenti, altrimenti onestà, l'abbiamo visto con la Raggi, poi finisci fra la Monnezza e i cinghiali. Quindi servono sindaci onesti ma che sappiano parlare di ospedali, di porti, di raccolta differenziata. Non è possibile che si paghi una tassa ai rifiuti fra le più alte d'Italia per avere cumuli di monnezza in giro per la città. E quindi una città pulita, sicura, che non è un capriccio di Salvini o della Lega, sicura, perché Latina come Roma, come Milano, come Torino, sicura per tutti, soprattutto per le donne e le ragazze che devono poter uscire di casa all'ora che vogliono e vestite come vogliono, senza che nessuno si permetta di fare pensieri. Oggi hanno condannato a 13 anni un sindaco di sinistra, di Riace in Calabria, però essendo un sindaco di sinistra ovviamente domani sui giornali ci saranno 3 righe fra l'oroscopo e le previsioni del tempo, perché in Italia funziona così, a qualcuno non viene perdonato assolutamente neanche il divieto di sosta. Però perché hanno condannato? Poi io spero che si riveli innocente, perché io non godo mai delle disgrazie altrui. La nostra grande differenza culturale, non politica, tra me, la Lega, il centrodestra e quelli di sinistra è che quelli là spesso e volentieri, non tutti ma tanti, siccome non hanno idee buone di loro da offrire, insultano l'altro e passano il tempo sperando che all'altro capiti qualcosa di male. Io se condanno a 13 anni di galera per, attenzione, reati, associazione a delinquere per lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina, e allora oggi mi sono sentito un po' meno solo e un po' meno fesso, perché io da anni sostengo che l'immigrazione clandestina alla sinistra non la voglia perché sono generosi, ma la voglia perché ci guadagnano un sacco di quattrini e di milioni di euro sulle spalle di questa gente. E oggi il Tribunale della Repubblica ha certificato che uno dei sindaci, tra l'altro campioni del buonismo, quello che andava da Fabio Fazio, dalla Gruber, sai quei salotti radical chic dove se la cantano e se la suonano e se sentono la parola Lega, che schifo, Latina, poi no, Latina per carità di Dio, è stata fondata nel 1932. Ma come vi siete permessi di fondare una città nel 1932? Ma che vergogna, che brutta gente. E apro e chiudo una piccolissima parentesi, vi chiedo un applauso enorme a un amico, a Claudio Durigon, che per Latina ha fatto e farà. Non superai tutto col vento con la però per dire che la storia si ama, ma la storia è storia, è come cancellare...